Nasce dall'intuizione dell'assessorato alle politiche per il sociale del comune di Campobasso la settimana del buon invecchiamento, che trova la partecipazione degli altri assessorati alla cultura e alle attività produttive e dei presidenti delle commissioni consiliari, con il coinvolgimento diretto di altri enti ed istituzioni. L'iniziativa nasce dalla necessità che abbiamo ritenuto sussistere come amministrazione comunale, ma anche come partnership poi della prima edizione, quindi Università e ASDREM, dalla necessità di lavorare molto sulla prevenzione, quindi sulla informazione, sulla sensibilizzazione rispetto a tematiche che hanno a che fare con le sane abitudini, sia lo stile di vita in generale, sia le abitudini alimentari, che però sono quelle che possono minare un buon invecchiamento. Quindi l'idea è questa, quindi lavorare sull'aspetto patologico, ma lavorare soprattutto su quello della prevenzione. Questa edizione si basa proprio su un'idea di aggregazione, tant'è che ci sono tanti soggetti che partecipano, a parte quelli istituzionali. Abbiamo avuto la disponibilità dei centri sociali anziani, della Casa dei Riposo PC, della Casa degli Angeli e poi Confesercenti, che ci darà l'opportunità sabato di passare un pomeriggio e una serata in allegria in comunità, il centro di accoglienza temporaneo dei migranti, che pure daranno il loro contributo alla tematica. È un lavoro di squadra, la rete del territorio che si mobilita per gli over 65. Un percorso che si sviluppa attraverso un programma ricco di eventi, dove ogni giorno, a partire da domani, sarà dedicato ad un argomento. Gli anziani in movimento, la parola del nutrizionista, metti alla prova la tua memoria, il benessere psicologico e longevità, il benessere ed attività ricreative. Per la prima volta un'intera settimana viene dedicata ai problemi dell'invecchiamento, che poi non sono soltanto problemi, ma sono anche aspetti positivi, perché ci si invecchia sempre meglio, sempre più in buona salute, sempre più attivi, e noi vogliamo mettere in risalto soprattutto queste cose. Vogliamo far capire che l'anzianità, la vecchiaia non sono età da rottamare, ma sono addirittura età da valorizzare. È un percorso che è condiviso, oltre che dal Comune di Campobasso che l'ha promosso, è condiviso dall'azienda sanitaria, è condiviso dall'Università del Molise, che si sono messi insieme in modo da poter dare delle indicazioni per il buon invecchiamento non soltanto alla popolazione anziana, ma anche alle persone che si stanno avvicinando a quell'età.